Questa è una delle strutture più grandi di Regione Lombardia che ha avuto uno degli impatti più forti sull'ondata del coronavirus. Brescia è la provincia dopo Bergamo che ha avuto l'impatto più importante. Ha avuto una capacità di reazione forte nell'ospedale e anche sul territorio. Da qui stiamo già pensando a una fase 2, che è prepararci ad un'eventuale seconda ondata e preparare le nostre strutture anche su altre successive problematiche relative a virus o a grandi problemi sanitari. Da qui l'idea di realizzare ospedali per l'emergenza, cioè aree di ospedali che possono rimanere chiusi ma pronti a ospitare pazienti per grandi afflussi, ma poi rimarrà pronto e attivo per poter in qualche modo accogliere eventuali altre ondate della pandemia. Oggi al Civile per presentare gli interventi realizzati in questo mese tribulato e difficile, per ringraziare soprattutto di cuore il lavoro encomiabile professionale dei medici, degli infermieri, del personale sanitario, dei tecnici di laboratorio, di chi ha collaborato, dei medici di medicina generale nell'affrontare questa emergenza, dare atto di un lavoro intenso e attento anche alle particolarità bresciane, riscontrare l'idea direi eccellente dell'ospedale diffuso che ha consentito di reagire alle esigenze di ricovero sfruttando la grande disponibilità, riconvertendola e organizzandola, della rete ospedaliera pubblica in primis e anche privata. Dal punto di vista economico, Regione Lombardia, grazie al fatto che siamo gente laboriosa, fin dal primissimo minuto ha sempre avuto le risorse necessarie disponibili. Altrimenti non avremmo potuto comprare una mascherina, un ventilatore, non avremmo potuto fare pronti via 10 milioni di euro per l'assunzione degli specializzandi, non avremmo potuto spendere 40 milioni di euro per acquistare i ventilatori, le mascherine, i dispositivi. Qui il fattore tempo è fondamentale, quindi siamo disponibili e stiamo valutando qualsiasi opzione affinché si parta il prima possibile col miglior progetto possibile.